Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi avevo intenzione di parlare di un argomento abbastanza spinoso, nato da una notizia di circa 10 giorni fa, più o meno. Questa notizia riguardava la chiusura di Airtight Games, lo studio, la software house responsabile dello sviluppo di Murdered Soul Suspect, gioco che poi è stato, come vedete, pubblicato da Square Enix proprio a cos'è, maggio, no, il 6 giugno del 2014. Quindi, tra l'altro, lo studio ha chiuso praticamente pochi giorni dopo l'uscita del videogioco. Si è venuto poi a sapere che lo studio già non navigava in buone acque, nel senso che a gennaio c'erano già stati dei licenziamenti, però probabilmente speravano con questo videogioco di risollevarsi un attimino. Così non è avvenuto perché il gioco non ha venduto tanto e dalla critica è stato piuttosto bastonato, anche se leggendo in giro vedo che il pubblico in realtà lo ha abbastanza apprezzato nonostante i difetti, me compreso. Io ad esempio sono uno di quelli che è riuscito ad apprezzare Murdered più che altro per le idee che contiene più che per la realizzazione che diciamo è un pochettino difettosa. Comunque vabbè, il punto era che partendo proprio da questo episodio successo a Murdered, volevo ampliare il discorso ad altri episodi simili successi negli anni precedenti, quindi uno addirittura l'anno scorso, mentre per uno andiamo al 2011. Mi sto riferendo alla chiusura di altre due software house che hanno prodotto dei videogiochi che purtroppo non hanno venduto molto, che comunque non hanno avuto una risonanza mediatica, secondo me, che invece si sarebbero meritati. Sto parlando di Remember Me, uscito l'anno scorso, prodotto dalla Dontnod e pubblicato poi da Capcom, altro gioco che purtroppo ha portato alla chiusura dello studio stesso, studio francese, mi pare Dontnod, e nel 2011 la stessa situazione era successa con Los Angeles Noir, prodotto dal Team Bondi, sì, Team Bondi Sydney, Australia, qua dietro c'è scritto, e pubblicato, come vedete, da Rockstar. La domanda è semplice, c'è qualcosa che accomuna le tre situazioni, i tre videogiochi che vedete qua dietro di me? Sì, ci sono varie cose che li accomunano. Sostanzialmente li accomuna il fatto di essere stati prodotti da delle software house abbastanza sconosciute, perché abbiamo il Team Bondi, abbiamo Dontnod e questa Airtight Games. Li accomuna anche il fatto di essere riusciti a trovare un publisher grosso che pubblicasse il loro prodotto. Quindi abbiamo Rockstar, abbiamo Capcom e abbiamo Square Enix. Purtroppo li accomuna però anche il fatto, come ho detto prima, di essere stati causa o concausa della chiusura delle rispettive software house di appartenenza. Però ci sono anche delle cose positive che li accomunano. Li accomuna ad esempio il fatto di essere videogiochi portatori di idee interessanti, e che forse è una delle cose più importanti ed è forse il focus vero di questo video, ovvero che giochi con idee interessanti vengano un pochettino snobbati, vengano un pochettino lasciati da parte, ecco, in virtù magari di giochi molto più commerciali, ma magari anche peggiori, e purtroppo questa situazione procura la chiusura delle software house di appartenenza e quindi la sparizione di relativi, non so, seguiti o progetti dedicati a questi videogiochi, quasi come se il mondo videoludico dicesse: non c'è bisogno di nuove idee, non ci interessano le nuove idee, non ci interessano software house coraggiose che producono prodotti interessanti per quanto magari possano avere dei difetti. No, non ci interessa. O meglio, non ci interessa se trovano un publisher grosso, se sono videogiochi indipendenti, a loro tutto è concesso. Questa situazione un pochettino mi ha fatto storcere il naso perché il Team Bondi vada, passi Dontnod, ma quando la situazione si è ripetuta pochi giorni fa, ripeto, proprio con Airtight Games, un pochettino mi sono girati i cosiddetti, perché dico, ma possibile che, cioè, veramente, per quanto, ripeto, Murdered sia un gioco comunque difettoso, non è un gioco orribile, ed è comunque un videogioco che nel suo ambito, quello investigativo barra soprannaturale, aveva delle idee molto forti alle spalle. Cioè, già il fatto che il protagonista debba indagare sulla propria stessa morte non è una cosa che si vede tutti i giorni. Quindi non riesco a capire il mancato successo sia di questo gioco sia degli altri due. Perché
anche gli altri due avevano idee molto accattivanti. Los Angeles Noir era questo poliziesco ambientato nella Los Angeles degli anni 50. Tra l'altro nel gioco venivano poi utilizzati anche il motion scan, il motion capture, praticamente per catturare i visi e le espressività facciali di attori veri, poi trasposti all'interno del videogioco. Remember Me trattava invece la vicenda futuristica ambientata in questa Parigi del 2084, mi pare, o 2048, forse 2084, praticamente città nella quale c'era ampio uso di questa tecnologia particolare connessa praticamente al cervello delle persone che poteva permettere loro di condividere ricordi, ma anche di, per chi ne fosse in grado, di modificare ricordi. Insomma, era veramente un incubo quello descritto in Remember Me, un mondo nel quale la verità poteva essere manipolata, nel quale veramente un mondo triste, cupo, veramente disastroso. Magari potrò parlare anche di Remember Me in altre circostanze, magari in un prossimo video. Quindi, ripeto, erano giochi con delle idee solide, belle, per certi versi anche nuove, eppure il mercato li ha rinnegati, quasi come se, ripeto, non ci fosse bisogno di idee nuove, o quasi come se i prodotti anticommerciali non vadano bene. Tra l'altro, anticommerciali neanche fino in fondo, perché in realtà, altra cosa comune, questi tre giochi hanno subito delle, tra virgolette, intrusioni da parte dei publisher che hanno inserito degli elementi un pochettino che non c'entravano niente col videogioco stesso. In Los Angeles Noir trovavamo, ad esempio, un free roaming che sembrava quasi come voler dire: uè, Rockstar, free roaming, GTA? No, sembrava un pochettino una cosa del genere. Infatti, molti, c'era stato questo equivoco che pensavano che Los Angeles Noir fosse un GTA ambientato negli anni 50. Molti l'avevano comprato per questo, compreso un mio amico che poi mi ha rivenduto questa copia. Quindi non sto parlando per sentito dire, parlo proprio per situazioni verificate. Per Remember Me, ad esempio, hanno dovuto inserire un sistema di combattimento che onestamente ho trovato un pochettino fuori luogo, perché il gioco poteva tranquillamente essere un platform barra avventura grafica. Secondo me avrebbe avuto la stessa forza, perché il punto di maggior impatto del videogioco è la trama stessa e il tema che tratta, ad esempio. Mentre invece in Mardred troviamo anche qui un inserimento di un free roaming un pochettino fuorviante e dispersivo. Quindi comunque hanno messo il loro becco, il loro naso all'interno di questi videogiochi, cambiando magari qualcosina per cercare di renderli più appetibili, quasi come se la pubblicazione fosse stata una scommessa. Cioè, ed è veramente brutto parlare di la pubblicazione sia stata una scommessa, perché dietro una software house ci sono comunque delle persone che lavorano, non ci sono dei computer che vanno in automatico. Però ripeto, la situazione purtroppo per questi tre giochi e per queste tre software house non è stata magnanima, nonostante fossero prodotti difettosi, ma comunque interessanti. E mi viene da dire molto più interessanti di tantissimi videogiochi commerciali o more of the same che continuano a uscire, che continuano a vendere e ad avere un successo clamoroso. La questione finale è che c'è qualcosa che non va, cioè se questa situazione si è ripresentata tre volte nell'arco di pochi anni e con giochi, ripeto, che hanno comunque tante caratteristiche in comune, io non credo sia un caso, purtroppo. Concludendo, ci troviamo all'interno di un panorama videoludico piuttosto strano. Molti si lamentano del fatto che mancano le idee e che vanno per forza ricercati negli indie, che sono stati eletti a paladini del mondo videoludico e paladini delle idee, mentre invece poi vediamo che se altri giochi non indie e non AAA hanno delle idee, ciò vanno bollati come giochi di merda e non vanno comprati, anzi vanno mazzolati su forum, video e quant'altro. E questa cosa veramente mi dà un pochettino di tristezza, ecco, se così vogliamo definirla. In fase di montaggio mi sono accorto che mancava un piccolo tassello per terminare questo discorso. Abbiamo visto come i videogiochi indipendenti siano in quest'ultimo periodo specialmente di grande successo e vengano additati da tutti come portatori di idee clamorose, novità, eccetera. Ciò che non si dice però è che
È una sensazione mia questa, nell'ultimo periodo i videogiochi indipendenti si stiano un pochettino appiattendo o adeguando a determinati schemi, nel senso che non sono più così portatori di idee clamorose, ma cercano un pochettino di sfruttare il lavoro fatto, tra virgolette, dagli videogiochi indipendenti pionieri, quelli che hanno un pochettino fatto parlare di sé maggiormente, e molti quindi tentano di sfruttare schemi o meccaniche già viste in altri videogiochi. È interessante anche notare come i videogiochi indipendenti da software house o comunque da case importanti come ad esempio Sony e Microsoft vengano abbracciati, mentre invece un tempo magari c'era un pochettino di sfiducia o diffidenza, segno comunque che questo mercato ha sempre più una risonanza maggiore, però risonanza maggiore può secondo me produrre anche contenuti meno originali, meno liberi di fare quello che vuoi, perché comunque rispondi un pochettino a delle esigenze di mercato. Mentre invece, come abbiamo visto in precedenza, giochi coraggiosi che hanno quasi avuto la sfortuna di trovare un publisher e di uscire magari scaffalati, come quelli che ho citato prima, o me ne vengono in mente altri, Sniper Elite ad esempio, Alice Madness, i giochi di Sherlock Holmes, e ce ne sarebbero tanti tanti altri, hanno una risonanza ridicola, nonostante secondo me siano nettamente migliori di molti videogiochi indipendenti che invece vengono acclamati come giochi innovativi o comunque come giochi di una qualità superlativa quando magari sono buoni giochi e basta. Questo discorso non è un attacco mio personale rivolto verso gli indie, fin per carità di Dio, ma più che altro contro un certo tipo di critica che sembra andare con i paraocchi, cioè sembra che sia un pochettino una moda dire che gli indie siano portatori di idee, cosa che in parte è vera, fin per carità di Dio, ma sembra che altri videogiochi non indipendenti che abbiano idee altrettanto valide non esistano. O peggio ancora, questi videogiochi sono tacciati dalla critica in malo modo, vengono distrutti con votazioni ridicole, molto basse, e di conseguenza la critica è sfiduciata verso l'acquisto di questi videogiochi. Ripeto che non sono né AAA né indie, ma che stanno nel mezzo, ed è questo un pochettino il discorso, il tassello, ecco, che mancava in questo discorso. Bene, a questo punto direi di passare ai saluti e al termine quindi del video. Bene, direi che anche per oggi è tutto. Io come sempre vi invito a commentare, lasciare un commento riguardo a tutti gli argomenti un pochettino trattati all'interno di questo vlog. Come sempre vi invito a lasciare un commento. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi alla pagina Facebook per ricevere praticamente aggiornamenti sia sui video sia diciamo alcune notizie random che commento proprio in maniera scritta sempre sulla pagina di Facebook. Niente, io ragazzi vi auguro un buon proseguimento di giornata. Insomma, qua fa un caldo, sto veramente morendo, non so più quello che dico. Vi saluto tutti. Ciao da Saf. Ciao. Ciao.